Io sono molto colpito e anche turbato dal modo in cui, in modo molto suggestivo, viene prospettata la questione. La cultura della vita è la cultura della morte. Attenzione, la cultura della morte sarebbe interpretata dal padre di Eluana Englaro, che ha lui con le sue richieste condannato a morte la figlia, o non c'è invece in questo sforzo durato per 17 anni, l'amore di un padre che ritiene che la figlia in quella condizione drammatica deve vedere, non per una imposizione esterna, non per una sua scelta arbitraria, ma perché così la figlia aveva voluto che finisca in modo dignitoso. Morire con dignità non è forse uno dei diritti fondamentali della persona? Questo. Vogliamo dire anche un'altra cosa? Se non ci fossero state queste tecnologie avanzate, che oggi qualcuno ridicolmente, in modo veramente molto, con poca responsabilità, descrive dare pane e acqua. Eluana senza quelle tecniche sarebbe morta 17 anni fa. Noi stiamo affrontando una questione drammatica. Non c'è più la natura con cui facciamo i conti. Facciamo i conti con un'artificialità che prolunga la vita al di là tante volte della dignità medesima. Io vorrei dunque, allontanarmi da questo modo suggestivo. È sbagliato. La cultura della vita contro la cultura della morte. Queste vicende ci sono state in molti paesi, negli Stati Uniti con un grande scontro istituzionale. In Francia con un intervento del Presidente della Repubblica, in Inghilterra con una decisione della Camera dei Lords, potrei continuare. In nessun paese c'è stato così poco rispetto delle persone che erano in quel momento oggetto dell'attenzione come in Italia. Voglio aggiungere un'altra cosa. Il governo vuole salvare la vita. Lo può fare, ce lo dobbiamo chiedere. Perché io voglio fare tante cose, ma devo seguire le leggi dello Stato. Il disegno di legge, il ministro Alfano è troppo provveduto come giurista per non sapere che quel disegno di legge, io cado in una tecnicalità, ma non possiamo abbandonarci all'emozione o dire che qualcuno si vuole nascondere dietro la Costituzione. È stato detto questo, ma noi dobbiamo sempre stare sotto il controllo della Costituzione. Se abbandoniamo questo, quale che sia la buona intenzione, apriamo un varco dal quale domani potranno passare le cattive intenzioni. Ministro, mi faccia finire. Nel momento in cui il governo è scritto nella relazione al disegno di legge, dice che può intervenire perché quello è un atto di volontaria giurisdizione. Dice una cosa, già il dottor Caselli lo ha ricordato, la Corte Costituzionale ha detto che si trattava di un atto pienamente giurisdizionale. Lei sa tecnicamente che nel momento in cui la Cassazione ha accettato il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, ha qualificato quello come un diritto, come un diritto. E dunque, questo è roba da, mi permetto di dirlo, di esame da procedura civile. Quello era un Beh, non è giudicato, nulla, eh. Non è era niente, un giudicato, una cioè una volta che ha detto sentenza, che è un un diritto non ci momento, puoi legiferare non sopra. c'è in quel momento potere neanche il legislatore. E L'ho detto questo lo molte sapeva, volte la secondo Corte lei, il legislatore? Costituzionale. Professor Rodotà, a lei dice, era una cosa talmente evidente che se è stato fatto, è stato fatto proprio per causare Io una non lo reazione so se è stato politica. fatto, Ma io guardi, devo fare oppure per anche, come incompetenza. dire, io voglio fare anche il guardiano del giardino del diritto, se posso dire, che serve a tutti noi, perché se noi ci sottraiamo e come si dice, passiamo dalla legge, dal governo della legge al governo degli uomini, e questo non era Stalin, era Platone, per essere chiari, noi distruggiamo il fondamento della democrazia. Ministro. Quell'atto. La Corte Costituzionale ha detto molte volte che non è ammissibile in via legislativa intervenire su un provvedimento giurisdizionale. Fate 2 più 2, quello che ha scritto la Corte Costituzionale
della sentenza 334 del 2008 è quello che è avvenuto. Detto questo, è chiaro che si trattava di una situazione drammatica e tuttavia 17 anni, i giudici mai forse in una vicenda sono stati tanto scrupolosi, mai l'opinione pubblica è stata così attenta, mai c'è stato un tale spirito di riconoscimento del diritto. Ho letto con sbalordimento, il fastidio anche di autorevoli editorialisti che hanno detto, insomma, ma perché Beppino Englaro non se lo è portato, se l'è portata a casa e l'ha fatta morire come si fa ordinariamente? Perché ha creduto nello Stato? Io ricordo le 6 parole che ha detto Beppino Englaro la sera in cui la Corte di Cassazione, ottobre 2007, gli hanno chiesto di commentare quella sentenza che è stata la grande svolta. Viviamo in uno Stato di diritto. Sa che cosa mi ha ricordato, Ministro? Tra i giuristi e non solo, viene sempre ricordato il mugnaio di Sanssouci, che era un mugnaio che abitava vicino Potsdam e gli volevano espropriare illegittimamente il suo mulino. Passa Federico il Grande, attenzione, forse con una statura maggiore di qualcuno dei nostri politici, e il mugnaio gli fa... ci sono dei giudici a Berlino. I giudici sono, rispetto ai diritti individuali, il vero presidio. Nessun altro si può mettere al suo posto con una forzatura istituzionale. In Italia io vorrei avere ancora mugnai e giudici con diritto di parola. Sì.